Buonasera, vediamo cosa si mangia stasera per cena, Roberta. Beh. Stasera una cosetta un pochino sfiziosa. Ho lessato una patata americana. Qui abbiamo due calamari già puliti. Poi ho sbollentato delle punte di asparagi, le ho appena appena lessate un pochino. Ed ho qui dei funghi cappellacci. Padelle. Ho lessato il girino di oliva, aglio, peperoncino, cipolla e filettini d'alice e un pochino di vino bianco e il sale. Ok, cominciamo con mettere a cuocere i calamari, quindi un pochino d'olio, aglio. Mettiamo il peperoncino, ecco il peperoncino, poco poco, no, poco, va bene, un pochino di peperoncino, ok, appena un'antichietta di cipolla, ce la mettiamo appena appena, prendiamo il nostro tagliere, un pochino di cipolla a posto. Mettiamo a soffriggere, i nostri filettini di, ecco qui, filettino di acciughetta. A posto, mettiamo sul fuoco, facciamo soffriggere. Altra padella, un pochino di olio, aglio, mettiamo l'aglio, peperoncino. Appena appena, là. Mettiamo anche qua un filettino di acciughina e mettiamo a soffriggere. Ok, prendiamo i nostri funghi, li abbiamo già puliti, e facciamo non troppo piccoli, eccoli qua. Che rimangono sostanziosi. Ecco là. Allora, domanda. Abbiamo preparato la stessa base in tutte e due le padelle, cioè aglio, peperoncino e cipolla e la ricetta. Invece perché Roberta prepara due padelle? Perché i tempi di cottura sono differenti. Quindi in una padella mettiamo i funghi con i nostri asparagi già spolentati, nell'altra i calamari, dopodiché metteremo tutto insieme. Ok, ecco, questo fritto, mettiamo i nostri funghi. Le nostre punte di asparagi e li facciamo rosolare per bene. Ecco, è pronta anche la padellina. Ecco qua, i nostri calamari, li andremo a tagliare i calamari in padella. Ecco qua, fatto. Le nostre gambine, offla. E andiamo a
far rotolare per bene anche questi. Bene, dopo pochi minuti a fuoco vivo abbiamo saltato i nostri calamari, possiamo mettere un pochino di vino bianco e facciamo terminare la cottura. Stessa cosa con i nostri funghi. Aggiustiamo con un pizzico di sale e ci siamo quasi. Bene, come vi dicevo, i nostri funghi hanno avuto una cottura più breve e poi non soltanto li dividiamo per quello, anche per farli rotolare per veleno. Come ho ultimata la cottura dei calamari, possiamo saltare tutto insieme. Bene, a questo punto possiamo mettere tutto insieme. Mi raccomando, il sughettino dei calamari è la cosa più importante. E li mettiamo a fuoco vivo e facciamo saltare un altro pochino. Bene, siamo pronti. Ho messo le patate sotto. Perché è bello mettere le patate lessate sotto? Perché noi non mangiamo il pane, non possiamo fare la scarpetta ed è una cosa molto, molto, molto triste. Perché tutto il sapore è nel condimento, nel sughettino, quell'olietto buono, buono che rimane lì. E allora noi che facciamo? Passiamo una bella patata americana. La mettiamo sotto e ci mettiamo sopra il nostro piattino, eccolo qua, perfetto. Chiaramente ci mangiano due persone, quindi ci farò due volte. Come vedete, il piatto è pronto. Grazie, vi rinnovo un bacio, un abbraccio e alla prossima ricettina. Grazie di tutto e buona serata.